far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve? Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raikou? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Is that combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand? That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out, closing. Roger. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick brief. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier? None other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out, Justin. Oh. Sorry. Ready for insertion. Ecco questo video che fa da intro. Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack and Jack 96 che mi dà. Questa volta ci vediamo su Metal Gear... Zitto! E questa volta ci vediamo su Metal Gear Rising Revengeance. Allora ragazzi, siamo usciti qui praticamente nello scorso gameplay. Abbiamo cominciato la serie, signori miei. E praticamente niente, noi siamo un cyborg che doveva proteggere il primo ministro, che però purtroppo è stato rapito e poi dopo è stato ucciso. Noi abbiamo cercato di salvarlo, insomma, però siamo stati feriti gravemente. Ci hanno anche tagliato un braccio. Quindi adesso niente, ci hanno ricostruito. E adesso cerchiamo un po' di finire questa organizzazione che praticamente ha fatto fuori il M-Money, cioè quel primo ministro. Quindi adesso niente, andiamo avanti. First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Sì, va bene. Comunque guardate qui quanto è bello sto gatto. Se voi fate così, lui proprio ci dice in una maniera incredibile. Qua. Guarda, peggio di un ninja. Guarda. Vabbè. Andiamo avanti, va. Dai, andiamo. Più veloci della luce. Ok. Ecco i nemici. Using stealth cable to ambush you. Nice try.
but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? Esatto. Throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. E dammi la tua parte, stronzo. Ok. Come si tagliuzzano bene, mamma mia. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm-hmm. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. Okay. With the SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? Boh? Bella domanda. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Meno male. Damn. Sono contento. It's a bit cold, right? Lo stavo dicendo io adesso. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Oh sì. Right. Possiamo anche andare avanti. E dai. Comunque non c'è il cronometro, signori, quindi dovrò andare proprio ad occhio. Comunque, S, perfetto, nessun danno, a posto. No, non mi serve il tutorial, lo so. Ok, a posto. Andiamo. Chi è? Boris, dica. Give me your status. Ora lagga un pochino. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsayev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. Okay. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Non importa, fa niente. Let your guard down. Si combatte bene. Andiamo. Comunque ci sta un altro collezionabile, signori, esattamente qua. Se noi saliamo qua sopra, esattamente qui. Ok. Tanto qui sta una bella cassa, che ho detto sicuramente, cosa per curarci. Esatto, quindi me lo metto subito. Ok, e il coso sta qua. Esattamente qua, eccolo qua. Perfetto. A posto. Ci prendiamo tutto. Hostiles in the lower corridor, I see. È noto. Try to flank them or approach from behind. Va bene. Non adesso però, prima di andare a prendere quell'oggetto. Che questa qua è un'altra cura. E poi, signori, voilà. E dammi anche il tuo pezzo, così mi recupero tutto e mi dai 100 punti in più. Proprio buoni. Excellent, Raiden. Grazie. Raiden, take that main thoroughfare. Sì. You can use augment mode to see where the enemy is located. Mm-hmm. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Noto. Some civilians are still in the city. That is not good. Dobbiamo salvarlo, dai. Comunque questo è un trofeo, dovete salvare tutti i civili. Però uno dovete, per salvarlo dovete andare più avanti, che vi servono delle determinate armi. Ok. Facciamo fuori questo, ci prendiamo il pezzo, come al solito. Sciusciamo tutta l'energia. Ce ne andiamo per di qua. Sì, questo qua ci ha visto, dai. Su. Mi metto di qua, così almeno non ci vede. Andalo, guardalo. Guarda come cammina. Ok. È finito? Grazie. Ti posso fare fuori? Grazie.
e ci muori. Ci usciamo l'energia da tutti. E ok, poi andiamo per di qui e andiamo a far fuori quelli di sotto. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just... Olle, perfetto. Non ho preso l'energia da questo, però vabbè, fa niente, faremo così. He is scared to death, Raiden. Let him know he is safe. L'abbiamo salvato, a posto. Thank you. Prego, prego. Beh, non scordarlo, tranquillo. Ci vediamo alla prossima, amico mio. Ok, perfetto, andiamo avanti. Vai. Spacchiamo questo perché ci va. Questi sono dei nemici e un gecko. Una mucca. Un gecko mucca. È una mucca, non potete dire di no. Vieni qui, vieni qui. Vai. Olle. Liscio. Allora, fammi fare... Liscio. Stai zitta, mucchetta di merda. Vieni qua. Che fai, scappi? Ma io te parlo tutto, Questo mo ci spara. Facciamo fuori un attimo sti stronzi qua. Ok, perfetto. A posto. Ora tocca tanto a te, dai, mucchetta dei miei stivali. Dove sta l'altro, l'ho visto. Scusate se sentite il rumore, però devo fare per forza così. Questo qua, questo. Morice. Ok, manca soltanto loro, dai, su. E dammi il tuo pezzo, stronzo. Ok. È che ancora non siamo ben potenziati, sennò quel cosetto era già morto subito. Comunque, nessun danno, perfetto. S, a posto. Comunque, se andiamo per di qui, possiamo potenziarci la vita. Sì. Ok, qui sta sto coso qui. Che dobbiamo romperlo. Ah no, qui c'era la scheda, giusto. Mi sono sbagliato. La periferica di memorizzazione, ok. Era più avanti, cosa per potenziarci la vita. Va bene. Prendiamo questo. A posto. Qui si potrebbe fare tutto stealth. Io ci provo. Al massimo mi sgama. Non è che succede qualcosa. Ok. Dammi il pezzo. Se ci sbrighiamo può anche darsi che ce la facciamo. Però questo qui ci dovrebbe vedere. Speriamo non ci vede. Ci ha visto. Niente. Vabbè, fa niente. No, l'ho visto arrivare il missile. Ehi, mi ha preso in pieno, No, la granata non vale, però. In volo, però, non riesco a prenderle. Guarda, che stronzi, guardali. Ancora. Vai, a posto. Siamo anche scesi, va bene. Oddio, teletrasporto time, va bene. Vai, olle, perfetto. Questo è morto. Ci prendiamo il pezzo, ne manca una. Però credo che ho rincoglionito anche l'altro. No, ho rincoglionito questo invece. Vabbè. Vai, ok. Sono riuscito a fargli il contrattacco. E tu muori. Ok, è rimasto tanto il soldato. Dai. Nah, non sono riuscito a fargli il tempo il contrattacco. Peccato. E ridammi la vita. Perfetto. A posto, ciao. Mamma mia, fatti fuori tutti. Perfetto. Andiamo di sotto.
E andiamo di qua. Chissà quanto tempo stiamo già registrando, perché non lo so. Vabbè. Comunque, da qui in poi ci stanno altri altre cose secondarie. Sì, noto, lo vedo. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Sono missioni secondarie che vi serviranno per fare il trofeo. Dobbiamo trovarle tutte. Cercherò di ricordarmi dove si trovano tutte, eh. Al massimo vedere. Sì, sì, lo so. Sì. Non mi va. Oh, ok. Perfetto. Andiamo avanti. E signori miei, qui adesso ci sta una cosa che forse a voi piacerà. Io non dico niente. Lo vedremo adesso insieme. Io mi caserò una cifra. Già solo dal video io già mi caso a bestia. Show yourself. Liscio. C'era stato proprio poco, guarda. Al massimo ci ho dato qualche pelo alla barba. Che non ci abbiamo però. E andiamo giù. Ma buonasera. And you are? I am INF prototype LQ84I. Ok. Prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. Mm-hmm. An additional prototype interface enables verbal communication. Okay. I possess an intellect far beyond human reckoning. But that's it. Say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? Non credo che risponda. Appunto. I am here to kill you. Ti basta sapere questo? Va bene. Guarda come abbiamo bloccato bene il coltello. That's it. Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Okay. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. Quindi deve forse uccidermi. Ok. What good is e se ti uccido io? If you can't use it. Your taunting is pointless. Exterminate. Sterminare, sei sicuro? E se ti stermino io? Dai, fatti sotto, stronzetto di un lupo. Mamma mia quanto mi piace sta canzone. Speriamo non mi danno il copyright, vi prego. Non so neanche se esiste. Però penso di sì. Vai. Ma vieni qua, stronzo, non sei altro. Vieni qui che lì ci sta un barile esplosivo. Vieni qui. Non scappare. Combatti. Guarda come ti sei fatto male da solo. Ah, richiedi pure i rinforzi. Va bene. Li faccio fuori subito. Sì, sti tre deficienti. Vabbè, guarda come te li faccio fuori, eh. Uno l'ho fatto fuori, gli altri due mi hanno lisciato. Liscio. Cosa combatto? Per la libertà. Mo tocca a te, stronzetto. Olle, a posto. Dai, su. Mo tocca a te, un'altra volta. Fatti sotto. Sì, è vero, sono a malapena umano. Sono come te, diciamo. Vieni qui. Combo completato, ok, tocca a me fare la combo. Dai, su, vieni qui. Tanto mi piace sto combattimento.
Ovviamente adesso dura di più perché non abbiamo potenziamenti, come ho già detto. Però quanto è bello. T'ho preso al volo. Ma come ci godo. Non provi dolore? A me mi pare di sì invece. Continuare da solo sarebbe sciocco. Hai capito che è migliore allora? Mi mangi addosso la mucca. Sul serio. Mi mangi addosso la mucca. Va bene. Vieni qui, mucchetta dei miei stivali, su. Ma muori, schifosa, lezza. Sudicia. Ma vai a cagare, vai. Ok, e la mucchetta è già morta. Tocca a te. E questa volta niente rinforzi. Lo sapevo che mi prendeva quel cazzo di barile, io lo sapevo. Se non era per quel barile. Mi sto evitando i tuoi colpi, era per quel quel maledetto barile. Vabbè, tanto sei morto, quindi. Muori, schifoso. Adios. Muori. Obey directive. Must obey directive. Ok. No freedom. Freedom on divine. What would an AI know about freedom? Esatto. Va bene. È morto. Abbiamo preso la coppa di quel barile maledetto. Se non era per quel barile che mi prendeva. Vabbè, sì, dell'arma secondaria, non me ne fotte, lo so già. Ok, allora ragazzi, io di oggi vi c'è qui, perché sicuramente siamo su una ventina di minuti, 20 minuti, 19 minuti, non lo so. Vabbè, quindi allora ragazzi, io di oggi vi c'è qui, ditemi se vi è piaciuto, e niente, ci vediamo alla prossima. Un saluto, ciao ragazzi.